Io sono molto dispiaciuto oggi per come è terminata la gara, perché credo che i ragazzi abbiano meritato, specialmente nel primo tempo, però una gara è fatta di due tempi, però specialmente nel primo la si poteva chiudere. Il Cosenza ha avuto difficoltà, si era schierato 11 dietro la palla, i ragazzi quando affrontano queste situazioni all'inizio facevamo molta fatica, incominciamo a crescere sotto questo punto di vista, continueremo a lavorarci. Poi il secondo tempo 5 minuti di Cosenza ci hanno punito, forse c'è un errore mio di tempismo su una sostituzione, però avevamo un po' la coperta corta perché non erano al 100% un paio di loro e quindi bisognava fare una valutazione anche col vantaggio del tempo, perché la terza sostituzione al 30esimo, quantomeno devi attendere il 30esimo per l'ultimo quarto d'ora, e io la volevo anticipare perché vedevo che le cose magari stavano andando in una determinata direzione, e due scorribande sulle fasce ci hanno creato problemi. Alla prima ci siamo opposti, la seconda ci hanno fatto gol, poi per il resto io credo che al di là di Letizia che ha spezzato la partita, ha fatto la differenza oggi, e la Casertana abbia sofferto pochissimo. Sì, è vero, il primo tempo meglio del secondo, è mancato un po' di lucidità, però fino all'ultimo i ragazzi hanno continuato a ripartire. C'è stato un colpo di testa di Lorenzini verso l'85esimo, ancora un fallo in area su Cisotti, una ripartenza con Ivan che al limite dell'area non sa più chi servire perché è andato talmente oltre che erano più lenti coloro che si dovevano riproporre piuttosto che lui, palla al piede. E mi dispiace perché i ragazzi ci credevano, io ci credevo tanto davvero. Dopo un primo tempo dove mancava veramente giusto un po' di guizzo, di brillantezza, di rifinitura per chiuderla, perché poi Ciotolo è andato vicino al gol, un altro paio di situazioni si sono create, De Marco ha fatto un tiro da fuori dove è stato premiato. Il secondo tempo bisognava solo attendere un attimo, invece quei 5 minuti ci hanno penalizzato, io credo, oltremodo. Dispiace, sebbene siamo consapevoli che il nostro campionato è completamente diverso da quello che deve fare il Cosenza, che hanno davanti un arsenale importantissimo, perché esce Blaché, Bacli entra Mendicino, esce Cavallaro, entra Letizia, ed è chiaro che hanno un arsenale davanti importantissimo, non inferiore a quello di Lecce, Foggia, Juve, Stabia e Matera, e ha fatto la differenza oggi. Io credo sia stato questo in fin dei conti, è quello che mi porto dietro oggi. Poi da domani si penserà alla Juve Stabia, e un po' di rammarico perché questi ragazzi davvero meritavano, per quello che hanno messo in mezzo al campo, guardando le due espressioni di gioco, le due formazioni, qualcosa in più. Sì, come hai detto te, abbiamo passato una settimana un po' di passione a Cosenza dopo la sconfitta in casa con la Juve Stabia, quando poi comunque sia venivamo da un pareggio a Pagani che le ultime 5 partite aveva vinto 4 volte, una vittoria con l'Andia che era 20 partite che in 20 partite aveva perso solamente una volta. C'è stato questo passo falso con la Juve Stabia globale, diciamo, è normale che poi questa settimana con i carichi mentali che ci sono stati un po' abbiamo patito, soprattutto nella prima parte, perché non è facile tante volte nella testa dei ragazzi liberarsi da dei fantasmi, no, che sono dovuti alle contestazioni che poi si sono subite durante la settimana. Però sono contento della reazione che hanno avuto soprattutto nel secondo tempo, perché è stata una reazione a grande squadra, una squadra che voleva vincere comunque la partita. E come ha detto dopo, alla fine comunque il risultato è stato, di pareggio è stato giustissimo. Risultato giusto, dicevamo, non era facile venire qui a Caserta in questo momento, insomma, e impattare contro questa casertana. Lei ha provato anche a cambiare un po' rispetto a domenica scorsa, ci sono stati dei cambi, 4 per la precisione, e hanno dato frutti sperati. Sì, ma non si tratta di cambi di giocatori, di moduli, di testa. Purtroppo in questo momento stiamo soffrendo un po' a livello caratteriale tante situazioni che si sono venute a creare in queste ultime settimane. Quindi, ripeto, non è facile a volte liberarsi da queste problematiche. Anche un pallone leggero che può essere, a volte può diventare una palla da bowling, cosa che è stato parecchie volte nel primo tempo, perché abbiamo sbagliato anche numerosi passaggi facili. Quindi nel secondo tempo, dopo aver preso lo schiaffo, come spesso accade a noi, perché tolto con la Paganese abbiamo sempre recuperato le partite, addirittura sotto di due gol, dopo aver preso lo schiaffo abbiamo reagito e penso che abbiamo strameritato il pareggio. Come mai, secondo lei, ovviamente, i risultati non arrivavano ultimamente, almeno rispetto anche al girone di andata, c'è un meno 5 se non sbaglio rispetto alle gare, ai punti ottenuti nel girone di andata? Ma i risultati non venivano neanche le sconfitte, perché abbiamo fatto qualche pareggio di troppo, meritando anche spesso e volentieri la vittoria. Vedi partita casalinga con la Regina, vedi col Fondi dove sull'1-1 abbiamo preso un palo clamoroso e sulla ripartenza abbiamo subito su un nostro infortunio il 2-1 loro,
rigore sbagliato a Vibo sulla 0-0, quindi un po' di fortuna in più, probabilmente avremmo 3-4 punti in più, ma poi alla fine ci troveremo i punti che avremmo meritato alla fine, quindi sono quei punti che comunque sia vengono a mancare rispetto al girone d'andata. Domenica ci sarà un'altra gara importante, ormai sono importanti tutte, no? Le ultime, però c'è il Lecce, una sfida importantissima soprattutto per il Cosenza. Sì, una partita molto, poi molto sentita lì a Cosenza, quindi il Lecce sta lottando con il Foggia per questa prima posizione, è la migliore squadra insieme al Foggia di questo campionato sotto tutti i punti di vista. Da martedì cominceremo a preparare questa partita sapendo che incontreremo poi, oltre che una squadra forte e compatta, anche giocatori a livello di qualità di categoria superiore. Il risultato per quello che si è visto in campo è giusto, è chiaro che all'ultimo l'equilibrio era sottile, potevamo vincerla come potevamo perderla, quindi penso che per noi che giocavamo fuori casa e che attraversiamo un periodo un po' così, penso che sia un punto guadagnato, quindi ci dà appunto la giusta carica per ripartire in vista di una settimana importante che ci vedrà affrontare poi il Lecce. Primo tempo a favore dei Falchetti che sono tornati negli spogliatoi in vantaggio, però c'è stata la vostra reazione nella ripresa, avete un po' stretto la Casertana nella propria metà campo fino a raggiungere gol del pari, come dicevi te, con qualche magari un pizzico di fortuna e se uno ci crede un po' di più potevi portare a casa i 3 punti. Sì, no, è chiaro che quando vai sotto le sensazioni sono tante, è un mix tra il fatto che comunque sia non hai più niente da perdere e però anche l'ansia di dover recuperare con la consapevolezza di essere sotto, quindi non è stato facile recuperare la partita, anch'io ho avuto un'occasione prima di far gol dove magari sono attimi e la scelta giusta la prendi appunto in un attimo e istintivamente puoi anche sbagliare, fortunatamente l'abbiamo ripresa, dopo secondo me siamo stati bravi a gestire e a ripartire, all'ultimo abbiamo avuto anche qualche ottima ripartenza, sì probabilmente ci è mancato la gamba finale, lo spunto finale, quel pizzico di fortuna in più per poterla anche vincere, però ripeto va bene così per quello che è stata la partita. Il presidente domenica scorsa non era per nulla contento, no, del KO interno con la Juve Stabia, è stata una settimana un po' travagliata per voi, ci volevano delle risposte, insomma diciamo che da Caserta qualche risposta è arrivata. Beh, penso sia normale, nessuno era contento dopo la partita di domenica scorsa, come nessuno è contento noi in primis del periodo che stiamo attraversando. Io sono arrivato a fine gennaio e sicuramente la squadra non sta attraversando il miglior periodo, forse il peggior periodo durante la parte della stagione, però penso sempre che dopo i periodi negativi si possa solo ripartire, quindi mi auguro che questo sia un giusto punto di ripresa, di ripartenza per fare un grande finale di stagione, perché è ancora tutto aperto, noi dobbiamo rafforzare la nostra posizione e scalarla il più possibile per giocarci i playoff da protagonisti.